Le fonti closing bell con i mercati che avanzano in territorio positivo hanno ripreso slancio in qualche modo, FTSE MIB più 2,0 più 2,1%, DAX più 0,9%, 13.961, FTSE MIB 22.532, Wall Street abbiamo ancora i mercati più o meno, diciamo cauti, ecco, l'espressione forse giusta è questa, nel senso che abbiamo un più 0,08% sia per lo Standard & Poor's 500 sia per il Nasdaq. Non abbiamo ancora segnato i massimi storici per quanto riguarda il Nasdaq, mentre il Dow Jones continua a scambiare sotto la parità, meno 0,18%. Prima di fare un po' la chiusura di giornata, insomma, raccontandovi il meglio e il peggio della giornata e non solo, andiamo a vedere con Flash News le notizie principali di oggi. E allora Mario Draghi ha ricevuto l'incarico dal Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale l'ex Presidente della BCE al quale ha conferito l'incarico. Draghi si è riservato di accettare e allora adesso tocca a lui e tocca ovviamente ai partiti. C'è da segnalare l'incontro a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, Presidente dimissionario. Conte, secondo fonti lì vicine al Movimento 5 Stelle, Palazzo Chigi non sarebbe disponibile a fare il ministro del nuovo governo guidato da Mario Draghi, anzi, secondo il Movimento 5 Stelle, al momento non c'è alcuna possibilità di appoggiare questo nuovo governo. Mentre aperture arrivano già, diciamo, certe, quelle di Italia Viva, del Partito Democratico e di LeU, apre anche Matteo Salvini della Lega. Ribadiamo con coerenza che la strada maestra sono le elezioni, ma se il professor Draghi ci incontrerà, andremo ad ascoltare, a proporre e valutare. Non abbiamo pregiudizi. C'è un'ala più moderata rappresentata da Giorgetti che potrebbe condurre l'intero partito all'astensione per quanto riguarda la fiducia. C'è un no costruttivo, così definito da parte di Fratelli d'Italia. Come detto, potrebbe spaccarsi anche appunto il Movimento 5 Stelle per cercare di sostenere appunto Draghi, che potrebbe avere anche un supporto importante da parte di Forza Italia. Altra notizia importante arriva sul fronte dei vaccini e quindi sul fronte di AstraZeneca in autunno, nuovo vaccino contro varianti. Anche se quello attuale è efficace, si studia una versione aggiornata. L'Università di Oxford e il colosso farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca hanno avviato dunque le ricerche per la produzione di una nuova versione del loro vaccino anti-Covid, tarato in modo più specifico sulle varianti del virus emerse più di recente nel mondo e che dovrebbe essere pronta in autunno, variante inglese, variante sudafricana, una variante brasiliana tra le più temute in qualche modo. Intanto, guardando ai mercati, ma guardando anche ai dati macroeconomici che arrivano nel corso della giornata, occhio alle scorte del petrolio greggio, meno 0,994 milioni di barili. È fondamentalmente decisamente migliore rispetto alle attese che prevedevano un aumento delle scorte di 0,446 milioni ed è anche un dato allineato con quel rilevato precedentemente, chiedo scusa. Il risultato è che il petrolio adesso ha superato quota 56 dollari al barile più 2%, 56 e 12, sostanzialmente sta usando anche in questo caso i massimi della vigilia come supporto per appunto raggiungere un record di 56 e 24 dollari al barile, target che non veniva raggiunto dal 22 gennaio scorso. Questo è Flash News. Bentrovato e buon pomeriggio a Gianfranco Fabi, editorialista economico in collegamento con noi. Bentrovato Gianfranco. Grazie, bentrovati tutti voi. Allora, noi qui abbiamo il titolo che vedete adesso in sovrimpressioni, è un po' vecchiotto, anche se comunque non è esattamente fuori tema, nel senso che qui avevamo segnalato che lo spread fa spallucce nonostante il governo fosse in crisi. Spesso si tende a dire che i mercati in qualche modo tendono ad anticipare, ci provano quantomeno, quello che sta
per succedere su più ambiti, insomma, fronte politico compreso. E chissà che, e questo secondo me c'è chi, magari soprattutto i vari complottisti che troviamo sul web, che sono sempre una fetta di mercato, di utenza social importante, probabilmente qualcuno già diceva, ma sì, si sapeva che alla fine sarebbe arrivato Mario Draghi, tant'è che lo spread non ha mai risentito della crisi, è arrivato fino a sotto quota 100 e anche ovviamente il rendimento del decennale italiano è tornato appunto sotto quota 0,6%. Tutto questo ci porta a parlare di Mario Draghi, caro Gianfranco. E allora, la battuta che ho fatto prima di lanciare la pubblicità, la ripeto: quantitative easing, Draghi lo ha reso celebre, sarà altrettanto easing per quanto lo riguarda, insomma, dopo aver salvato l'euro, salvare anche la politica e in realtà il paese intero, perché comunque siamo davanti a una situazione piuttosto drammatica. Gianfranco. Ma indubbiamente i mercati si attendono che Draghi faccia, come si suol dire, whatever it takes, cioè tutto quello che è necessario fare per far uscire l'Italia da questa situazione in cui si trova, non solo di crisi politica, ma come ha sottolineato giustamente e fortemente il Presidente della Repubblica, di crisi sanitaria, sociale ed economica. E quindi su questo fronte Draghi è la risorsa migliore, anche perché è il momento in cui lasciare da parte le ideologie, il virus non è né di destra né di sinistra, i vaccini non sono né di destra né di sinistra, non sono né populisti né sovranisti, e quindi c'è bisogno di attuare delle politiche che siano essenzialmente efficienti ed efficaci, delle politiche che siano capaci appunto di portare il paese fuori dalla crisi, fuori da queste crisi. Ecco, Draghi è la persona più autorevole sotto questo profilo, la persona che può garantire la posizione italiana verso l'Europa, che può garantire che l'Italia spenderà bene i soldi che l'Europa ci può dare, che può garantire appunto che ci sia un governo in cui non si parli tanto di polemiche, di scontri, di poltrone, di tutte queste cose che hanno caratterizzato gli ultimi tempi, ma che si parli di cose serie, di che cosa fare, di come costruire anche in senso reale, non solo figurato, di costruire le infrastrutture, di realizzare tutto quello che c'è da fare per rilanciare questo paese. Le risorse ci sono le risorse finanziarie, ci sono le risorse anche umane, anche tecniche, e quindi per questo direi che bisogna guardare con fiducia questa prospettiva. Siamo arrivati alla soluzione migliore nel modo peggiore, nella situazione peggiore in cui si poteva trovare, con la crisi di governo aperta, però speriamo che le risorse appunto possano essere accompagnate anche dalla fiducia di una politica che deve riaccreditarsi. Se la politica si riaccredita secondo la logica dell'efficacia, ha tutto da guadagnarci. Una breve battuta sulla indiscrezione, che probabilmente non è indiscrezione, ma è in qualche modo una certezza, e, del fatto che Conte non è disponibile a lavorare come ministro in questo nuovo esecutivo. Ma forse non dico che non ce ne fosse bisogno di questa comunicazione, però insomma Conte è stata una figura probabilmente abile in alcuni aspetti del suo governo, ma a mettere più o meno insieme le parti, a metterci la faccia. Poi forse per quanto riguarda le competenze specifiche che ciascun ministro, che ciascun ministero necessita, senza nulla togliere a Giuseppe Conte, ma francamente l'idea che ho è che era difficile vederlo in un ruolo come ministro già da prima, insomma, o no? Certo. No, indubbiamente, anche perché uno si potrebbe chiedere, ministro di che cosa? Di che cosa è esperto in un governo che dovrà appunto puntare sulla competenza, puntare sulla capacità, puntare sulla forza delle idee costruttive. Ecco, Conte ha avuto una grande capacità, come dicevi giustamente, di mediazione, una capacità di tenere insieme due partiti, i 5 Stelle e il Partito Democratico, che erano strutturalmente contrari l'uno all'altro, che hanno fatto campagna elettorale l'uno contro l'altro. Quindi ha avuto una grande capacità di mediazione politica. Adesso non è più il momento delle mediazioni politiche. Probabilmente il futuro di Conte lo vedremo. Qualcuno dice che diventerà il nuovo rappresentante di un'ala del Movimento 5 Stelle. Bisognerà vedere appunto che cosa succederà all'interno del Movimento 5 Stelle, dove sicuramente qualcosa succederà, perché ieri c'è stata appunto la fuoriuscita di Carelli, che è certamente una persona autorevole. Altre ne seguiranno sicuramente, anche perché la prospettiva di andare ad elezioni anticipate non è certamente una prospettiva
che può essere favorita da un movimento che sicuramente sarà, se non dimezzato, anche di più da un eventuale scioglimento anticipato del Parlamento. Quindi mantenere i loro posti sarà importante e ci sarà qualche defezione, qualche tentativo di fare magari un nuovo raggruppamento, un nuovo partito, lo vedremo nei prossimi tempi. Sicuramente all'interno dei 5 Stelle le cose sono molto in evoluzione. È significativo che il Partito Democratico abbia detto che vuole mantenere un'alleanza stretta con i 5 Stelle in prospettiva, perché poi bisogna guardare anche le cose in prospettiva. Draghi ha un limite temporale sicuramente che è quello di un anno o poco più. Poi bisognerà rifare i conti con la politica vera, con la politica dei partiti, con la politica che andrà alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nel 2023 o qualche mese prima dopo l'elezione del Capo dello Stato. Quindi molte cose succederanno. Siamo in un periodo interessante, siamo in un periodo in cui le cose succedono e possono essere commentate. Tanto ci scrivono che si tratta di un colpo di Stato della destra e che è un governo di destra senza che nessuno lo abbia votato. Non so perché, se dicono così perché Draghi ha nascosto nel portafogli la tessera, non so se di Fratelli d'Italia o di Forza Italia o della Lega, senza che nessuno l'abbia votato. Secondo me, io qui adesso faccio una piccola digressione, bisogna un po' uscire da questa cosa che senza nessuno l'abbia votato. Conte, nessuno lo ha votato. Bersani era stato votato quando si era candidato, alla prima volta che c'era il Movimento 5 Stelle candidato, fu il personaggio più votato, ma non ebbe il governo perché aveva tutti contro, infatti fu scelto Letta. Renzi non fu votato. Il voto in Italia non è presidenziale, cioè non è che se tu voti un nome, quel nome diventa presidente del Consiglio, si vota un partito. E o comunque una coalizione, e nel momento in cui una democrazia sceglie e chi ha scelto non si dimostra all'altezza, perché almeno io credo che Salvini e Di Maio insieme non sono stati all'altezza, Di Maio e quindi il 5 Stelle col PD non sono stati all'altezza, è anche normale, non dico che sia giusto, ma è normale che si cerchi di risolvere una situazione, di migliorarla, di correggerla, specie se oltre a una crisi economica si va a sovrapporre anche un'epidemia, una pandemia che riguarda un po' tutti quanti. Quindi sostanzialmente che sia un governo di destra, parliamone, che senza nessuno che lo abbia votato, e allora mi verrebbe da dire non è questo, credo, il problema. Non so, Sì. No, Gianfranco, se vuoi aggiungere o correggere, non ci sarebbe niente di male, questa mia no, no, piccola. assolutamente, sono perfettamente d'accordo, anche perché è la stessa Costituzione che lo dice. Il popolo è sovrano ed elegge il Parlamento, che è il potere legislativo, il potere che fa le leggi e il potere che controlla l'amministrazione. Il potere esecutivo poi è un'altra cosa. Secondo Montesquieu dovrebbe essere completamente separato dal potere legislativo e quindi in alcuni paesi i ministri non sono parlamentari. Non c'è nessun vincolo al fatto che siano parlamentari. E il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica e su indicazione di questo nomina anche i ministri. Quindi sono due conseguenze diverse di un processo costituzionale che è stato voluto così dai nostri padri costituenti. Quindi è perfettamente in linea con la Costituzione che ci sia un Presidente del Consiglio che non sia parlamentare. Anzi, direi che è positivo perché il Parlamento è qualcosa di diverso rispetto all'amministrazione. Il potere legislativo deve essere il più possibile separato dal potere esecutivo e ancora di più dal potere giudiziario. E quindi in questa fase, peraltro, siamo in una fase particolare, una fase di emergenza, e direi che non bisogna, non è giusto e non è corretto ricorrere alle solite categorie della destra e della sinistra. Come dicevo prima, il virus non è né di destra né di sinistra, e quindi bisogna combatterlo in tutti i modi possibili, in tutti i modi in cui ci possa essere efficienza ed efficacia delle politiche. Mettersi di traverso un'esperienza di Draghi solo secondo delle logiche politiche vuol dire ritornare a una politica che abbiamo visto in questi ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo,
fatta di compromessi, fatta di polemiche, fatta di scontri, fatta appunto di sia nel primo governo giallo-verde, sia nel secondo governo rosso, giallo-rosso, ecco, non è stato certo un'esperienza edificante, no? L'esperienza tirata un po' avanti, cercando appunto di non risolvere i problemi, ma di rimandarli il più possibile. Ecco, adesso è il momento di affrontarli. Direi affrontandoli con la logica a tempo, non certo vita natural durante. Draghi sa benissimo che ha un limite di tempo ben fissato, che è quello della legislatura al massimo, e quindi in questo dovrà cercare di fare il meglio, e vedremo se i partiti saranno responsabili nell'appoggiarlo, almeno di dargli fiducia. Poi potranno controllare, il Parlamento deve controllare quello che fa il governo, però deve all'inizio dargli la fiducia, e questo è quello che viene da sperare, perché dopo Draghi, appunto, se non riesce Draghi nel suo tentativo, sarà ben difficile trovare un'altra persona del suo livello. Gianfranco, tu hai diretto Radio 24, insomma, sei stato vice direttore del Sole 24 Ore per tanto tempo. Ha senso porsi anche domande del tipo: bene, con Draghi, possibile, probabile presidente del Consiglio, ben voluto dalla comunità europea e comunque anche, insomma, evidentemente dai mercati, proviamo a domandarci quali saranno i settori che potrebbero sfruttare al meglio, insomma, questa sua candidatura e questa sua presenza appunto sulla politica italiana. Oggi, ad esempio, sono andati molto bene i bancari, insomma, durante la seduta hanno guadagnato oltre il 4% Intesa, Unicredit. Può aver senso, insomma, magari in qualche modo correggere le proprie magari strategie di investimento? Adesso non andiamo nei singoli titoli nel dettaglio, però diciamo sfruttare questa svolta con Draghi alla presidenza anche per così, insomma, cercare di capire che cosa potrebbe effettivamente derivare sui mercati una sua premiership, o insomma, si rischia di andare un po' fuori strada. Beh, no, fare le previsioni poi in fondo è il nostro mestiere, anche se farle è facile, sbagliarle è forse ancora più facile. Però indubbiamente Draghi è innanzitutto, se il suo tentativo riuscirà come mi auguro, sarà innanzitutto un segno di stabilità, cioè il fatto che l'Italia resta fortemente ancorata ad un'Europa che sta facendo molti sforzi per uscire da questa pandemia e per rilanciare le singole economie. Quindi il fatto che l'Italia possa usare i fondi europei, possa usare al massimo, con la massima efficacia, questi fondi europei è certamente positivo per molti settori. La stabilità rafforzerà le banche, ma i settori come quelli delle costruzioni, per esempio, potrebbero avere un forte impulso dal rilancio delle infrastrutture, che sono uno dei punti fondamentali del Recovery Fund. E quindi, in questa prospettiva, indubbiamente un'economia che cresce può sicuramente avvantaggiare molti settori anche dal punto di vista finanziario. Ecco, quindi non è una sorpresa che le borse oggi abbiano festeggiato. In fondo, il mercato italiano è cresciuto più degli altri mercati proprio perché c'è questo effetto, un effetto fiducia verso una personalità che può riuscire a rimettere in sesto un po' l'economia, ridare la fiducia, e la fiducia è il motore fondamentale per la crescita economica, perché non dimentichiamo che lo Stato ha certamente una grande responsabilità, ma la misura migliore per far crescere l'economia è la fiducia delle imprese e degli imprenditori. E in questo appunto un governo stabile, un governo che dia garanzie ancorato all'Europa è sicuramente un punto di forza. Tu cosa ti aspetti, diciamo così, se proviamo a fare, non dico un gioco, ma insomma, dato che parliamo di previsioni, proviamo a farne, nel senso anche con leggerezza, insomma, consapevoli del fatto che potrebbe avvenire esattamente il contrario. Però il primissimo intervento che possiamo aspettarci da uno come Mario Draghi, un intervento, diciamo, importante, sarà ad esempio mandare la famosa lettera con così, insomma, le idee per il recovery plan, o magari, insomma, una svolta, provare a farla quantomeno sui vaccini, anche perché ad esempio abbiamo preparato un altro titolo, regia, ti chiedo per favore, c'è Alessandra che salutiamo, di dimostrare anche il terzo titolo, eccolo qua, abbiamo i vaccinati americani che superano i contagi. L'America ha un'efficienza decisamente diversa rispetto non all'Italia, all'Europa in generale. Noi invece, alla fine,
in guerra per le poltrone, noi Italia. Per cui, insomma, per tornare a noi, il primo intervento importante di Draghi, secondo te, quale potrebbe anche essere come risposta mettere insieme PD e, che ne so, Forza Italia e Fratelli d'Italia, per assurdo, insomma, va bene qualunque risposta. Ma no, indubbiamente, le prime mosse di Draghi saranno quelle di fare un governo che abbia una fiducia da parte del Parlamento, una fiducia che probabilmente non sarà una fiducia assoluta, cioè la maggioranza assoluta, ma sarà una fiducia basata anche sulle astensioni, perché non dimentichiamo che in Parlamento ci si può anche astenere, che si può esprimere appunto un via libera anche con un'astensione che comporta il fatto di non assumersi troppa responsabilità. Quindi ci sarà sicuramente, spero appunto, una pattuglia, una pattuglia, anzi un reggimento di parlamentari che potranno votare a favore di Draghi, altri che si asterranno e altri che ovviamente che resteranno come i giapponesi a combattere sulle isole dopo la fine della guerra, che ost saranno ostili a tutto perché hanno la politica dell'ostilità come guida ideologica. Ecco, sotto questo profilo, poi dopo come si muoverà Draghi, sarà importante vedere la scelta dei ministri, se sarà una scelta squisitamente tecnica o se sarà una scelta tecnico-politica, se si farà indicare dai partiti alcuni nomi che abbiano però come requisito la competenza. Non possiamo più permetterci di avere dei ministri improvvisati che fanno finta di essere competenti, appunto, e che non hanno invece la capacità di affrontare drasticamente i problemi. E in quanto alle cose concrete, c'è da aspettarsi che si muova appunto sul fronte sanitario. Il tema dei vaccini è fondamentale. Noi abbiamo un commissario che io penso che sia di ottima e di grande buona volontà, ma che deve fare troppe cose. Deve fare il commissario dell'Ilva, il commissario di Invitalia, deve fare il piano per i vaccini. Ecco, io direi che bisogna fare poche cose fatte bene. Quindi penso che Draghi possa nominare come commissario al Ovviamente piano stai parlando di Arcuri, che è di il Arcuri, commissario chiaramente, Domenico sì. Arcuri, certo. Che può essere, dico, molto bravo, ma non è certamente, non ha la possibilità fisica di fare cinque cose importanti come deve fare. Quindi avere un commissario che faccia unicamente un piano di azione efficace sui vaccini, che non si perda nel progettare strani padiglioni, ma che appunto arrivi a portare il più possibile e in più in fretta possibile la vaccinazione a tutti gli italiani, partendo appunto dalle categorie più a rischio, dai più anziani, di tutti quanti. Però è possibile vaccinare, come dimostra l'esperienza israeliana e l'esperienza americana, vaccinare un grande numero di persone in poco tempo. Quindi entro l'estate potremmo essere al di fuori da questa emergenza sanitaria, potremmo andare verso una soluzione anche dei temi economici, perché potranno arrivare i fondi europei e quindi possiamo guardare all'estate e soprattutto all'autunno e al prossimo inverno con maggiori speranze. Questo appunto, le mosse di Draghi saranno su questo fronte decise se avrà la possibilità di farlo. Se avrà il via libera del Parlamento, sicuramente si muoverà con decisione facendo tutto ciò che è necessario, whatever it takes, appunto. Gianfranco Fabi, grazie per essere stato qui con noi, come sempre, grazie per i tuoi approfondimenti. Buon lavoro e a presto. Grazie mille, alla prossima. Speriamo con Draghi Premier. Salutiamo anche Lara che ci ha scritto chiedendoci, insomma, anche lei cosa ne pensava Gianfranco di come gestirà la crisi pandemica. Interessante vedere quali saranno, insomma, i suoi collaboratori, perché poi, come detto, così come Arcuri, ha messo di fronte a più impegni, potrebbe andare, diciamo, in affanno. La stessa cosa vale per Draghi. Peraltro, c'è anche l'idea, no, che chi dice è abituato a ruoli monocratici, è abituato a decidere da solo, in realtà, insomma, salvò l'euro, lo ricorderete, conciliando posizioni in aperto contrasto, chiedo scusa, all'interno del comitato esecutivo della BCE. Insomma, quando partì il quantitative easing, in pochi ci potevano credere in maniera importante. Poi è arrivato il whatever it takes e, col carisma di questa frase, diciamo così, non furono necessari i capitali da ergere a scudo in qualche modo. Grazie a voi che ci avete seguito, grazie al telespettatore che in chat ha usato un'eleganza nel linguaggio davvero ammirevole e grazie anche per il rispetto che mostra nei confronti dei nostri
dai nostri ospiti. Grazie a voi che invece ci avete seguito, vi chiedo scusa per il fatto che magari questa diretta di oggi è stata magari più incentrata sulla politica, dato che sta avvenendo qualcosa di importante, e un po' meno su magari la lettura, l'approfondimento dei mercati e dei titoli, ma ovviamente noi non ci snaturiamo, insomma domani riprenderemo con il palinsesto regolare, insomma domani avremo Giorgio Pallini, avremo Alessandro Aldrovandi, avremo Eugenio Sartorelli, insomma i nomi soliti e ovviamente qualche sorpresa e qualche approfondimento in più su quello che saranno l'inizio delle consultazioni, insomma da parte di Mario Draghi, che come detto è ancora presidente del Consiglio incaricato. Dunque a voi, grazie alla regia e ci risentiamo domani con la diretta a partire dalle 9. Vi lascio il resto della programmazione delle fonti.